Ennesima notte di fuoco nella Locride, questa volta a Siderno, a bruciare sotto le fiamme della brutalità è stata l'auto formalmente intestata all'assessore regionale Federica Roccesano, ma di fatto in uso al marito della politica. Era passata da poco l'una di notte, tra sabato e domenica scorsi, quando Federica Roccesano ed il marito sono stati svegliati dai vicini che avevano avvertito prima un forte boato, segnale inequivocabile di qualcosa di anomalo, ed infatti, appena affacciati poco fuori casa, hanno potuto vedere la loro Opel Mokka parcheggiata sotto casa, completamente avvolta dalle fiamme. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri e i vigili del fuoco che in brevissimo tempo sono intervenuti sul luogo. Domate le fiamme e riportata la situazione per così dire alla normalità, l'auto è stata immediatamente spostata e portata in un deposito dove ora si trova sotto sequestro per ordine della Procura della Repubblica di Locri. Da quanto si è potuto apprendere dai primi rilievi effettuati sul posto, sembrerebbe chiara la matrice dolosa del gesto. Pare infatti che tracce di liquido infiammabile siano state rinvenute a pochi centimetri dal luogo in cui era parcheggiata la Opel della Roccesano. Federica Roccesano, originaria di Caulonia, vive a Siderno da quando ha sposato un imprenditore del luogo, ricercatrice universitaria in materia di politica economica, fa parte della giunta regionale tecnica guidata da Mario Oliverio, che è in carica dal luglio scorso. Federica Roccesano è assessora alle politiche del lavoro con deleghe estese alla scuola, welfare e politiche giovanili e sociali, inoltre è anche dirigente del Partito Democratico. Dunque, è senza dubbio un personaggio pubblico esposto e impegnato in delicate questioni politiche, dalle quali dipendono anche le sorti di moltissimi lavoratori calabresi. Dalle vicende che coinvolgono i lavoratori e l'SU e l'EPU fino ai progetti di garanzia giovani, è per questo che gli investigatori stanno valutando in queste ore con attenzione ogni dettaglio. Sul caso lavorano adesso i carabinieri della stazione di Siderno, coordinati dai militari dell'arma della compagnia di Locri. Quello che è successo è stato un fulmine a ciel sereno, una cosa che non mi aspettavo minimamente e che ha anche violato un po' i miei spazi personali, perché di fatto non sono neanche di quelle che fa le cene politiche a casa, per cui tutti sanno dove sono o dove vivo. Per cui pensare che c'è qualcuno che è riuscito ad arrivare fino a lì di fronte, a capire anche qual era l'altra macchina che era di mia proprietà, un pochettino mi ha sconvolto. Ciononostante sono convinta ad andare avanti, sono in macchina in questo momento, infatti sto andando al lavoro, a Catanzaro e poi a Milano sempre per lavoro, e non ci fermiamo perché bisogna dare un messaggio chiaro a chiunque sia stato a fare questo gesto vile. È davvero senza senso, perché comunque nessun problema, nessuna questione si potrà mai risolvere con un gesto del genere. Sono convinta che noi dobbiamo rispondere in maniera sempre più forte, sempre più determinata, e tutta la solidarietà e l'affetto che mi è stato dimostrato ieri da parte di tutti, amici, colleghi, dalla giunta regionale, dal presidente, dal Partito Democratico e dalle altre forze politiche, mi dà sicuramente forza per andare avanti.